Bentornati nel mio canale. Oggi sto qui in garage, bello al calduccio, e siamo ai primissimi giorni di febbraio e mi avvicino qui per fare un video di semina, un piccolo semenzaio, no? Qui su una vaschetta ricavata da una tanica, fare un piccolo semenzaio per seminare dell'insalata iceberg, che proprio il periodo giusto per la sua semina. Siamo il 4 di febbraio e mi accingo a seminare questi piccoli semini. Mi sono già preparato un foglio di carta bianco dove li posso vedere bene, allora riesco a prenderne un po' alla volta senza buttarne un'esagerazione sulla terra. Ho già preparato uno spruzzino con dell'acqua piovana, della terra che ho dedicato e preparato per la semina, molto molto farinosa, proprio per niente compattata. È un misto di torba, terra del giardino, anche un po' di sabbia di fiume, una piccolissima parte di cenere anche, e qua ne ho ancora per farvi vedere quanto è farinosa, giusta giusta per far partire bene il seme, far attecchire bene il seme. Ottimo, dai, vi metto qua in prima fila. Vediamo un attimo. Questo è un video abbastanza personale, diciamo, lo utilizzo come registro per queste semine. Dopo, ovviamente, chi può penetrare dei benefici, tanto meglio. Allora, vediamo qua. Eccovi qua, qua abbiamo su un foglio di carta bianco, per vederli meglio, vedo i nostri semini. Vediamo un attimino. Vediamo di metterli abbastanza distanti, in modo che non vadano estremamente, esageratamente in competizione fra di loro quando crescono. Preferisco metterne un po' di meno, però far sì che crescano bene. Saranno tranquillamente una cinquantina di semini. Vediamo qui. Riesco a vederli meglio e li seminiamo nel migliore dei modi. Eccoci qua. Allora, prendiamo gli ultimi, mettiamoli di qui. Penso che possano bastare. Ci avviciniamo un attimo con la terra. Magari bagniamo già subito con un po' di acqua piovana, in modo di bagnare direttamente il semino. E vediamo anche la differenza quando andiamo a ricoprire. Perfetto.
un mezzo centimetro di ricopertura, come tutti i semini piccolini. Un altro po'. Un po' troppo buono, non è male, una bella bagnatina e pronti. La prima bagnata deve essere bella abbondante in modo che il semino attecchisca per bene. Uniforme e non esagerato, da non ribaltare la terra e che il semino torni in superficie. Perfetto, eccoci qua. Adesso lo teniamo al buio fino a che non vediamo le prime piantine fuoriuscire. Appena escono, perché non filino, si portano subito fuori in serra se fa freddo, e se no direttamente all'aperto perché non filino. Buono, perfetto, spero che il video vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Buono ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!